A tutti, sono Carlo Ranieri, sono di Bari e mi occupo di ristorazione da oltre 30 anni. Ho 3 punti vendita a Bari di ristoranti e ultimamente siamo chiusi da oltre un mese per via del coronavirus. Il problema che si pone oggi è un problema serio, perché è un problema sia sanitario, sia economico e anche sociale. Voglio essere molto breve, quindi capisco che lo Stato oggi ha delle serie difficoltà a dover provvedere a tutte le ragioni economiche che ogni imprenditore ha bisogno, però per quanto riguarda alcuni commerci come la ristorazione, i pub, i bar, i parrucchieri o altri commerci al dettaglio, quelli che sono stati chiusi per lunghi periodi e saranno ancora chiusi per lunghi periodi, e alla riapertura si troveranno con uno spazio ridotto del 70%, credo che avranno delle serie difficoltà. Per quanto mi concerne, io che ho 3 punti vendita, sicuramente un punto vendita non potrò riaprirlo perché lo spazio dei posti al tavolo sono ridotti. Quindi, avendo prima una capienza di 50-60 coperti, oggi mi ritroverei con una capienza di 10-15 coperti, per cui sia per il personale sia per i costi, non rientrerei proprio nelle spese, per cui dovrei stare fermo in quel punto vendita. Significa già che diversi collaboratori saranno anche loro fermi. Ci sono altri 2 punti vendita che sono molto più ampi e lì noi tenteremo comunque di riaprire i locali appena sarà possibile per lavorare quantomeno un terzo di quello che si potrà fare. Nel locale principale, dove è il locale molto più ampio, faccio un esempio: su una struttura di 180 posti, probabilmente riusciremo a metterne 50, 60 posti o forse anche 40. E questo dipenderà molto anche dai clienti che avranno voglia di poter andare comunque fuori a cenare o pranzare e capire anche se avranno la possibilità. Detto questo, voglio dire, quello che io oggi mi chiedo, siccome oggi il governo ha preso delle misure in poco tempo, in 2 o 3 giorni ha fatto degli editti dove molta gente e quasi tutta la popolazione è stata chiusa in casa per una ragione ben valida che è quella del coronavirus, quindi per un problema sanitario, e questo lo condividiamo. Siccome in 2 giorni ci siamo trovati dal giorno all'indomani a chiudere anche i commerci, senza capire il lungo periodo che questi commerci dovevano comunque restare chiusi, perché in altri paesi d'Europa si è provveduto subito negli annunci politici a capire quali erano le loro esigenze e a trovare delle soluzioni da far star tranquilli sia i dipendenti e anche gli imprenditori. Qui in Italia questo non è stato possibile. Quindi riconosco che per i dipendenti si è trovato un ammortizzatore, quale la cassa in deroga, e questo ne sono felice perché mi fa piacere molto per i miei dipendenti. Ma per quanto riguarda noi imprenditori, che siamo chiusi e quando riapriremo non sappiamo che lavoro avremo, stiamo accumulando dei debiti. Una delle cose che io chiedo ai governi è: capisco che oggi riguardo alle casse lo Stato non è in grado di sopperire a tutti i bisogni delle economie e quantomeno degli imprenditori come me della ristorazione. Quindi, quantomeno se possibile, dire ai proprietari comunque dei locali commerciali di sospendere i loro fitti e quantomeno di cercare di capire che fino al rientro della normalità di lasciare tutto questo invariato. Poi, quando tutti i commerci riprenderanno in maniera regolare, di fare un piano di rientro in modo che l'imprenditore stesso possa poi ripagare tutto quello che ha tardato, almeno quello. Perché oggi l'imprenditore va alla cieca, non sa lui stesso quello che deve fare. Da me il primo, sono obbligato a prendere le iniziative per cercare di salvare l'azienda e quindi di capire dove io posso ritardare il pagamento e dove io posso cercare di mitigare. Ma al momento io non parlo di mancati guadagni, non penso a me, penso solo all'azienda, di poterla salvare e di salvare anche i posti di lavoro. E credetemi, nelle nostre aziende ci sono molti dipendenti. Io
In uno di questi se ne trovano 25 di dipendenti, in altri numeri di dipendenti. Per cui voglio dire, io ho tutte le ragioni di questo mondo oggi per chiedere anche al governo: scusate, ma io mi muoverò, in che senso posso muovermi e cosa posso sospendere oggi? Se io sono chiuso già da oltre un mese, non so quando potrò riaprire. Forse in questi giorni riaprirò solamente per il domicilio, ma è solamente per accendere una delle macchine, cioè uno dei nostri locali, senza capire se noi rientreremo nelle spese con quelle poche persone che verranno a lavorare. A me preoccupa molto il ritorno, quindi per cui se io da un po' di tempo non pago già alcune cose, come può essere il fitto del locale, o altre persone o altri magari fornitori che devo tardare, cosa succede? Siete in grado almeno voi di dire a queste magari imprese, a questi proprietari di locali commerciali, di fermare il loro, voglio dire, fitto e aspettare che tutto ritorni nella normalità e trovare poi un piano di rientro affinché poi l'imprenditore stesso possa ripagare tutto quello che doveva fare. Grazie.